Ciao a tutti! Oggi parliamo di colori e lo facciamo con Giovanni Bellini. Secondo voi si può fare innovazione con i colori? Assolutamente sì! Un esempio? La prospettiva cromatica. Questa innovazione partì con i fiamminghi e fu poi studiata anche da Leonardo, un grande genio. Bellini ne approfondì lo studio e la condivise con la scuola veneziana. La prospettiva gioca su tonalità fredde e calde che creano il senso di profondità. Volete scoprire qualche trucco? Ok, partiamo dalla realtà che ci circonda. Quando un oggetto è illuminato, i suoi colori sono più tenui. Quando la fonte luminosa è più debole, il colore diventa decisamente più intenso. Bellini trasporta questo aspetto in pittura. Eccone quindi un bellissimo esempio: la pala dell'altare della chiesa di San Francesco a Pesaro. Prendiamo un particolare, il pilastrino che rappresenta San Terenzio. Lo vedete lo sfondo? I colori sono più scuri e intensi perché la fonte luminosa è più debole. La parete laterale invece ha colori più tenui perché la fonte luminosa è più forte. Ma non è tutto, amici. Qui si uniscono la prospettiva cromatica e la prospettiva lineare. Nella prospettiva cromatica i colori sono i veri protagonisti, mentre nella prospettiva lineare linee e forme geometriche determinano la profondità. In questo caso lo si vede soprattutto nel pavimento. Guardate adesso lo sfondo del trono. È un quadro nel quadro. Rappresenta una rocca del Cinquecento. L'uomo e il paesaggio hanno la stessa importanza per Bellini nella composizione del suo quadro. Il video tutorial è terminato. Iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!